L'Occidente sembra ormai essersi abituato alla grandiosità delle opere con cui la Cina negli ultimi decenni prova a stupirlo. Eppure, quella realizzata per volere di Adam Yu nasce da una passione che sembra non avere precedenti. Siamo a Pechino e qui, nel cuore del centro finanziario della città, sorge imponente il Winland International Finance Center. Adam Yu ne è il proprietario. Dall'esigenza di dare espressione a questo grande amore è nato il Nessun Dorma, una lacca di 600 metri quadrati di superficie realizzata dal più noto artista della Cina contemporanea, Chen Yifei. L'artista, attraverso l'antichissima tecnica della lacca, si è rivolto ai principi filosofici delle corrispondenze, secondo le quali ad ognuno dei cinque elementi corrispondono un colore e il prevalere di una forza sulle altre. Partendo da questi antichi principi, è poi riuscito a mixare perfettamente i colori nelle moderne geometrie dell'opera. I colori del Nessun Dorma non sono quindi semplice pigmento, ma sono qui utilizzati anche e soprattutto per trasmettere elementi culturali, simbolici e filosofici che fanno parte della tradizione cinese. L'interpretazione artistica di Chen Yifei anima la melodia dell'opera pucciniana e incanta lo spettatore con una danza di linee fluttuanti e di brillanti colori che deliziano la vista e che raccontano l'alternarsi delle emozioni secondo i 12 momenti chiave della storia d'amore di Turandot. Si può ben comprendere dunque quanto sia stato complesso riuscire a illuminare al meglio un'opera d'arte tanto grande e allo stesso tempo ricca di particolari, che con la luce naturale si rivelano allo spettatore solo in parte. 没有光，可能就没有这个世界，是吧？任何伟大的作品，如果没有光，它也就在黑暗之中，就应该说就什么都没有了。色彩，就是要想把它的色彩给还原出来，你知道，这个灯光的设计的难度很大。 Anche lo sviluppo del concept di illuminazione è nato dal continuo dialogo tra il committente Adam Yu e il lighting designer francese Georges Berne. Avec cette laque, était un travail d'interprétation de la légende par la lumière. Donc, cette lumière qui était mise en place n'est pas uniquement une lumière descriptive, elle a aussi, elle porte son propre sens. C'est ce que souhaitait Adam Yu, de la même manière que Puccini a interprété la légende, de la même manière que Chen Yifei a interprété la légende, finalement Adam Yu m'a demandé par la lumière d'interpréter aussi cette légende. À partir de là, que m'est venue l'idée de proposer non pas un simple éclairage, mais une scénographie, c'est-à-dire que la lumière puisse parcourir cette laque et raconter au fur et à mesure que Adam racontait l'histoire, pointé par la lumière ce qu'il racontait. Il complesso sistema luminoso qui adottato nasce appunto dall'esigenza di raccontare l'opera, rivelandola momento dopo momento attraverso la luce e contemporaneamente mostrandola nella sua totalità. Quel est le rôle de cette lumière? Donc avec ce que j'ai pu dire auparavant, donc le premier rôle, c'est de pouvoir éclairer cette laque sans aucun reflet. Le deuxième rôle de cette lumière, ça a été de traduire au mieux la couleur de cette laque. Et l'éclairage que j'ai mis en place est un éclairage frontal. Et avec cet éclairage-là, la lumière ne rebondit pas, elle rentre au plus profond de cette laque et elle donne toute l'information qui est contenu dans la laque. C'est-à-dire qu'au lieu de rendre une ou deux couches, comme c'est le cas avec la lumière naturelle, elle rend
je pense qu'il y a jusqu'à 30 couches de lac. Donc elle rend absolument toutes les couches et elle donne toute la profondeur qu'il peut y avoir dans le travail qui a été exécuté pour réaliser cette laque. I Guzzini, azienda prescelta per aver al meglio tradotto in esigenza illuminotecnica il concept di partenza, ha così utilizzato una serie di strutture in acciaio dalla forma stretta ed allungata, che formano una griglia ondulata progettata per alloggiare la combinazione di fonti luminose. Ogni elemento rettangolare è montato su un braccio di cui è stato possibile variare l'inclinazione verticale ad intervalli di un grado, così da poter ottenere coni luminosi che vanno a ricoprire l'intera superficie dell'opera. Le strutture possono essere angolate individualmente e bloccate meccanicamente nella specifica posizione. Un'ulteriore sorgente luminosa si trova invece al 21° piano del palazzo e le sue 5 lampade hanno il compito di rivelare gli occhi dai contorni argentei della Turandot. Data la policromia dell'opera, sono state scelte sorgenti con la massima resa del colore, dunque alogene da 65 watt e 3000 gradi Kelvin di temperatura colore. Ciascuna di esse è controllata puntualmente da un sistema di controllo che gestisce gli scenari luminosi per accompagnare la lettura dell'opera. Ad esempio, possono essere accese contemporaneamente. Oppure possono rivelare l'opera livello dopo livello, partendo dal basso verso l'alto. Oppure seguono il filo del racconto, illuminando l'opera a zone, in base ad uno schema di accensione che viene definito a puzzle e che termina col rivelare nel suo finale gli occhi luccicanti della Turandot. Il Nessun Dorma è frutto di enormi fatiche e di una perfetta mescolanza fra tradizione e nuove tecnologie. Niente di meglio poteva sintetizzare il vero spirito della Cina moderna.